Salve a tutti amici ed amiche del canale YouTube Pensiero Critico TV ed Il Sentiero dei Passi Perduti. Io vi do il benvenuto per un nuovo appuntamento dove parleremo del nuovo libro di Cosimo Massaro, a cui do il benvenuto. Ciao caro Cosimo, come stai? Ciao caro Walter, grazie di cuore per avermi invitato e per avermi dato lo spazio per parlare anche del mio nuovo libro che oggi ho avuto il grande piacere di avere le prime copie nelle mie mani. Quindi un bel libro di 340 pagine, un lavoro veramente, credimi, durissimo, Il bivio certo. epocale, un titolo che è stato raggiunto poi questo, diciamo, questo risultato dopo un, una serie di cambiamenti di titoli, però alla fine Il bivio epocale, eh, dove eh, in una prima parte analizzo tutto ciò che è, è accaduto anche nel periodo pandemico, perché è stata una raccolta anche di informazioni, di notizie che arrivano da quel periodo, quindi dal 2020 in poi, riunite, raccolte, per dire si parte, non è andato tutto bene, c'è tutto un elenco eh, di cose accadute e, e tante informazioni. Quindi ti ringrazio di cuore, saluto te e tutti coloro che avranno il piacere di ascoltarci anche in futuro. Grazie mille caro Cosimo e allora un titolo molto molto interessante, il bivio epocale. Beh direi che già il titolo contiene in sé una bella chiave di lettura perché è proprio così. Noi oggi ci troviamo ad un bivio epocale che tra l'altro è stato anche molto ben rappresentato all'inizio degli anni 2000 con il film Matrix nella scelta della pillola rossa e della pillola blu che naturalmente rappresenta le scelte nel vivere nell'illusione oppure seppur più doloroso vivere nella realtà dunque caro Cosimo raccontaci un po' del tuo libro come mai hai deciso di scriverne un altro perché ricordiamo tu ne hai già scritti altri tre che sono appunto scontro globale eh, Apocalisse tempore e il primo che è il signoraggio bancario e c'è un sottotitolo che però mi sfugge scusami allora, no, la questione è questa. È, eh, sicuramente i, i libri più raccolti, cioè più corposi, sono Usurocrazia svelata con la protezione del ecco. professor Meluzzi, poi che ha raccolto altri tre libri. Quindi diciamo sarebbero otto i libri che ho scritto, quindi otto, nove, ora ho perso pure il conto. Ecco. Poi Scontro globale e ora eh, siamo arrivati al bivio epocale. E come hai detto tu, molto bene, in effetti come ho anticipato, perché... Diciamo che questa è l'esatta continuazione di Usurrocrazia svelata, Scontro Globale e il bivio epocale. Sono dei saggi dove, eh, come dire, multidisciplinari, dove eh, si vede, si analizza la politica, la geopolitica, il potere del denaro, l'usurocrazia globale che governa il mondo, il nuovo ordine mondiale, poi con la parte, la seconda parte di ogni libro che punta molto sulla spiritualità. Oppure in effetti Usurocrazia svelata si sì, Do, svelo, cioè, diciamo tutto ciò che c'è dietro l'usurocrazia, i poteri del mondo, la moneta, la moneta debito, e la seconda parte, attacco alla civiltà cristiana, quindi il depotenziamento di tutti i, no i nostri valori della tradizione. In scontro globale, quindi la battaglia terrena e poi la battaglia spirituale, dove lì, come dire, prepariamo tra virgolette, il guerriero alla battaglia terrena, però con una preparazione principalmente spirituale, e sulla stessa scia. Voglio dire, sta andando anche il bivio epocale, tant'è che la prima parte sarebbe mondo unipolare contro mondo multipolare, tutto ciò che sta avvenendo sulla Terra, con le varie potenze che si stanno scontrando, la geopolitica, eh, Putin, la Russia, che si è contrapposta al nuovo ordine mondiale. Cioè, quindi stiamo veramente anche nel mondo reale a un bivio epocale e poi nella seconda parte... Per preparare sempre quella battaglia da un punto di vista spirituale, ho aggiunto tante altre cose um, che trattano tutto quel mondo che è del trascendente, quindi delle varie leggi universali che esistono nell'universo un per prepararci, oltre al libero arbitrio, la legge di attrazione, nel senso la frequenza, le vibrazioni, eh, la legge di causa-effetto che il cristianesimo il Gesù Cristo disse, chi di spada ferisce, di spada perisce. Quindi c'è tutto un insieme di informazioni che arricchiscono chi lo legge, eh, eh, si arricchisce di una preparazione. Per come dire, affrontare i tempi duri che stanno venendo, appunto del bivio epocale. Ah, vediamo solo il un po' il, il sole in faccia, quindi se vedete che chiudo un po' gli occhi perché ho solo un po' il sole in faccia. Prego, scusate. Ok, torsione. tranquillo. Il bivio epocale, quindi che cosa accade? In un periodo epocale e apocalittico, come già avevo accennato, apocalittico nel senso che è di svelamento, dove tutto si sta svelando e i poteri forti, i poteri demoniaci luciferini che Detengono in mano il potere globale, che miravano appunto al nuovo ordine mondiale, eh, come dire, si stanno svelando. Nel momento in cui il potere eh, si svela al pubblico, perde la sua potenza. Certo, Perché certo. Il, lavo il lavoro oscuro, il lavoro, tra virgolette, quello del male de Luciferino, lavora molto bene nelle camere oscure delle sue logge. Nel momento in cui viene alla luce. Come dire, sai, la vecchia frase, il re nudo, il bambino riusciva a vedere il re nudo appunto perché era, era privo di preconcetti, non aveva, sai, eh, quella mente eh, preparata da chi eh, gliela ha preparata, nel senso che eh beh, certo. siamo esseri pensanti o siamo esseri pensati? In realtà, fondamentalmente, siamo esseri pensati da chi ci ha pensato in un determinato modo. Ecco, il bambino è quello che all'inizio, siccome non è ancora pensato da chi eh, mira a creare una struttura oligarchica, riesce a vedere il re nudo. A questo punto, nel momento in cui accadono questi fatti, dobbiamo essere consapevoli che la decisione comunque spetta sempre a noi. O vai secondo il sistema, secondo un indottrinamento, secondo tutto ciò che ti dicono i mass media, rimani totalmente nella scia, come tira al vento voluto dai padroni del mondo e in questo caso le, le culture, eh, le ultime culture e filosofie ti portano verso il transumanesimo e il postumanesimo e diventi quasi, se vuoi, eh, vogliamo un, un uomo cyborg, oppure hai un risveglio dell'anima, perché l'anima... È quella che loro non riescono a toccare principalmente e come dire si va dall'altra parte quindi c'è questa parte del libro dove parla del bivio epocale appunto dove si faccia una metafora con un grande portale o hai un'evoluzione un interiore per scelta e cerchi di correggere il tiro andando verso un'evoluzione oppure c'è il forte rischio di cadere giù in un abisso nell'abisso più profondo ecco perché la responsabilità in questo periodo e molto molto sulle nostre eh, sulle nostre spalle, ecco, in virtù delle decisioni che dobbiamo prendere. Sì, no, no, certo, è un discorso assolutamente chiaro, ma infatti è proprio di questo che si parla: di responsabilità. Mentre la tendenza oggi è proprio quella di deresponsabilizzare le nuove generazioni tramite diversi tipi di strumento, che sia quello legato alla propaganda, che sia quello legato al che poi appunto assume diverse forme, compreso il mondo del cinema, compre, compreso il mondo videoludico, compreso il mondo per l'appunto delle serie televisive e delle nuove piattaforme. Perciò ecco, io eh, ti direi di fare eventualmente una, un cappello su eh, questo, perché poi fondamentalmente è appunto lo strumento con cui eh, le nuove generazioni vengono deresponsabilizzate e purtroppo perdono anche forse un contatto sociale tra, eh, tra di loro e qui ne scaturisce il non confronto. Prego Cosimo. E, ottima domanda Walter, hai sottolineato una cosa che ora in effetti approfondirò leggermente. Prima di farlo, per, giusto per dare una linea guida a chi ci sta ascoltando per come si muove il libro, eh, accenno solamente a, ai capitoli principali certo. perché poi ogni capitolo è su, eh, suddiviso in tanti capitoletti. No? Mondo unipolare versus mondo multipolare. È già la prima parte, eh, cioè il primo capitolo, per non dimenticare. Cioè, non dobbiamo dimenticare che cosa è accaduto in questi anni. E per dire il primo capitoletto è: non è andato tutto bene, sai la famosa frase: andrà tutto bene? No, non è andato tutto è bene, andato anche tutto se bene. poi que questo male che è accaduto possiamo utilizzarlo per evolverci. Sempre importante questo passato. E poi una serie di capitoli che non li sto a elencare tutti. Usurocrazia e globalismo. Quindi che cos'è l'usurocrazia? Usuro I padroni del mondo attraverso la moneta debito che riescono a pagare tutti e tutti per collocare uomini chiave nei punti chiave delle varie piramidi del potere e attraverso questo potere riescono a governare tutti i popoli del mondo anche se comunque oggi c'è una lotta anche sul piano terreno. Quindi quel progetto di nuovo ordine mondiale, oramai ci stanno tante forze che si stanno contrapponendo. Esatto. Un altro capitolo molto importante che si collega a quello che dicevi tu in questo preciso istante e appunto che parlavi anche delle serie tv Netflix oppure eh, come dire, dei videogiochi no, che colpiscono, indottrinano i ragazzi e quindi si ricollega a quella frase che tengo a risottolineare nuovamente. Siamo esseri pensati o siamo esseri pensanti? La maggior parte delle persone sono esseri pensati, pensate, cioè pensate da colui che governa. Invece noi dobbiamo essere pensanti, cioè dobbiamo capire quanto il potere ci ha indottrinato il pensiero che ci ha voluto instillare nella nostra mente. La nostra mente è la nostra mente o è la mente di chi ci ha pensato? Ecco, e qui, ad esempio, si colloca benissimo questo capitolo di cui tu stavi accennando, alcuni tentacoli della grande piovra perché tutti questi sono tentacoli mille tentacoli di una prova piovra gigantesca dove io ne ho accennati alcuni ma si inseriscono molto bene quelli che dici tu anche no? dei videogiochi del, che utilizzano le ragazze la realtà virtuale, il controllo sociale appunto che avviene attraverso tutto questo la strategia della distrazione la cultura gender funzionale al globalismo, attacco al patriarcato e la demolizione eh, del genere maschile il senso di colpa come strumento di sottomissione, i binari morti creati dal sistema, il falso cambiamento climatico, insetti e carne sintetica, transumanesimo, postumanesimo e l'intelligenza artificiale. E ci metterei, e ho accennato a quello che dicevi pure tu, ecco tutto in questo capitolo per dire va quello che stavi dicendo, e poi rivoluzione contro rivoluzione un altro capitolo molto bello suddiviso in tanti capitoli per dire questo non è il nostro vero incidente poi spiego che cos'è il mondo della rivoluzione, una rivoluzione ha sostituito quella precedente che cosa, anche il termine rivoluzione, se rifletti preso anche dal sistema dei pianeti il, il sistema di circolazione del pianeta Terra atto, attorno al Sole, viene chiamato movimento di rivoluzione cioè, cosa significa la rivoluzione in sé per sé? Tu parti da un punto di partenza e poi ritorni al punto di partenza, parti e ritorni, la rivoluzione sostituisce quella precedente, la seconda rivoluzione industriale ha sostituito la prima la terza rivoluzione eh, industriale ha sostituito la terza la rivoluzione gender ha sostituito la, quella la rivoluzione femminile. insomma femminista. è quasi un anello temporale per intenderci è, quasi è un, un loop temporale dove se non comprendiamo questo sotto nuovi aspetti il potere ti fa credere che sta avvenendo qualcosa di nuovo ma in realtà ti ha distaccato dal mondo spirituale dell'ordine naturale delle cose ecco perché dovremmo essere contro rivoluzionari una rivoluzione contro questo mondo della rivoluzione che ricordo sempre che il primo rivoluzionario chi è stato? Lucifero. Lucifero è il primo effettivo rivoluzionario che si è ribellato contro un ordine naturale delle cose. Accendo solo questo, non posso addentrarmi, se no dovrei fare un seminario. Vado avanti per, per continuare, per dire, nella nostra carrellata. Siamo all'inizio di una terza guerra mondiale e qui tutto ciò che è accaduto con la contrapposizione del mondo multipolare contro il mondo unipolare, e in primis come eh, testa di ponte che si è contrapposto, come come dire, un qualcosa che si è messo contro è sicuramente l'opera della Russia di Putin. Non a caso eh, Mosca viene definita la terza Roma e c'è tanto di spirituale lì, e tantissimo di battaglia spirituale. Sì. La battaglia che ha intrapreso la Santa Madre Russia è una battaglia principalmente spir spirituale, poi culturale e monetaria e poi in seguito militare, anche perché si è arrivato a quel punto. Poi la seconda parte del libro. Ordine versus caos, quindi conoscere se stessi e l'avversario, tutta una serie di, eh, di informazioni e capitoletti che prendono il lato spirituale, eh, quindi conoscere come riuscire a combattere la paura, il sentimento della paura, capire e gestire le nostre emozioni, c'è tutte queste situazioni, le regole, c'è tutte le leggi che regolamentano l'universo. Sono un bel po' di leggi che certo. regolamentano l'universo. Conoscere, capire come funziona il creato e la creazione, perché quello che esiste in alto esiste in basso e ciò che esiste in basso influenza quello che sta in alto, come in cielo, così in terra, ci dice anche il Padre nostro: cioè, ogni elemento piccolo eh, rappresenta il grande, il grande rappresenta il piccolo, tutto è collegato, nulla è scollegato, quindi c'è un filo conduttore unico. L'addestramento del guerriero, un altro capitolo dove dico prepararsi alla lotta ho, più dura, a contrastare il tema della paura. Ho una cosa, mi ha colpito quello che Dimmi hai appena detto per un semplice motivo. Per appunto prima abbiamo parlato della compagine eh, dei videogiochi mm, e una cosa che tu hai appena detto mh, mi ha ricordato proprio il videogioco Assassin's Creed dove uno forse delle frasi iconiche è proprio nulla è reale, tutto illecito. Ora è una cosa molto interessante che venga inserito proprio in una compagine videoludica. Ma a che cosa si riferisce questo? Si riferisce, secondo te, a qualcosa uh, di, uh, di messaggio positivo o vuole distorcere uh, un qualcosa dicendo sostanzialmente il fine giustifica i mezzi? Perché secondo me c'è un filo molto sottile che sarebbe importante spiegare ai nostri ascoltatori, perché secondo me, fra allora. interpretare. Io non, non conosco questo gioco di cui hai parlato, però ripetimi la frase: nulla è reale, tutto è legge. Come? Nulla è reale, tutto è legge. Ecco, per me questa è una frase che distorce. Perché la realtà esiste ed esiste una verità nel creato. La questione e la problematica è quella che l'uomo, essendo limitato nel suo essere, non potrà mai concepire l'onniscienza, l'onniscienza di un Dio creatore e anche di tutto il creato. L'uomo, di volta in volta, può scoprire, in virtù delle sue qualità intellettuali e della sua conoscenza, parti di verità. Però la cosa importante è che un uomo saggio, saggio, che riconosce, come dire, una verità assoluta che esiste, come disse Socrate, so di non sapere, però so che esiste una verità, questa è la più grande posizione che dovrebbe avere un uomo nel, nell'immensità del creato. Perché nessun uomo è onnisciente come il Dio creatore. A questo punto, quando ti dicono nulla è reale, è, è una cosa gravissima perché distorce. Perché a parte il fatto che noi non possiamo dare per reale solo ciò che noi, eh, come dire, eh, tocchiamo con i nostri sensi. cioè i cinque sensi, la vista, l'udito, il sapore, il tatto. Allora che facciamo? Tutto ciò che non riusciamo a percepire con i nostri sensi non è reale. No, il mondo del trascendente è tanto reale quanto il mondo della materialità fisica. Okay? Anzi, tant'è vero che la percezione della nostra frequenza, della nostra dimensione in cui viviamo, è appena una parte infinitesimale del mondo reale. Anzi, noi con i nostri sensi riusciamo a percepire un barlume di questa verità. E noi dobbiamo arrogarci, come dire, quel, quel diritto oppure quell'affermazione quell di dire che tutto ciò che noi non riusciamo a toccare o vedere non esiste. Questo è un atto di presunzione perché è un atto tutto ciò che dice di una compagine video Perfetto, di una, di, appunto di un videogioco dove indottrina i ragazzi e quindi che cosa accade? Si cade nel relativismo e tutto è giustificato poi, no? Perché viene giustificato da tutti i punti di vista. Grave errore, gravissimo errore, perché così giustifichiamo il relativismo ed è sbagliato. Conoscere la dimensione relativista significa capire anche i nostri limiti, nel senso che io relativamente ho il tra virgolette, ho la capacità di identificare questa realtà che momentaneamente, come dire, la mia anima percepisce, però comprendendo che la mia percezione è limitata al mio relativo punto di vista. Ma questo non mette in discussione un'anima un collegata con, voglio dire, con il trascendente, in discussione il fatto che, comunque, è consapevole che esiste una verità assoluta che noi giornalmente e quotidianamente dobbiamo lavorare per scoprirla. Certo. Punto. Però l'onniscienza totale non la potremo mai raggiungere. È chiaro, perché quella è prerogativa solo ed esclusivamente per chi crede di un Dio creatore che è onnisciente, onnipresente, al di là del tempo e dello spazio. Ecco perché io poi nei miei studi, anche delle ricerche personali dell'evoluzione, sono passato poi al creazionismo. Vabbè, qui potrei aprire un mondo, ma non lo finirei più, e quindi interrompo qui questa parte no, della nostra è... discussione. No, in realtà è molto molto interessante quello che, che hai detto, caro Cosimo, e appunto, io infatti credo che la nostra. Chiamiamola battaglia, se vogliamo, è proprio più su un piano spirituale che non su un piano fisico e materiale, perché a me sembra che quelli siano più che altro gli strumenti, in un certo senso, e di una certa anche arroganza di elite, che eh, dice che noi dovremmo rinunciare al non solo alle nostre libertà, ma proprio alla nostra anima. Quindi lasciandoci guidare da un'ideologia un che poi tende alla spersonalizzazione, all'omologazione praticamente culturale secondo quello che è proprio il dettame fluido, che loro chiamano oggi fluido. Tu cosa Aff ne pensi? Affrontando questo discorso da questo punto di vista, infatti che cosa accade? Quel mondo luciferino del nuovo ordine mondiale ha alla base una cosa, il controllo. Il controllo certosino nei mini particolari di ogni singolo individuo, ecco, noi dobbiamo riflettere, anche vedi, partendo sempre dal punto di vista ehm, dello spirituale o del, di un ordine naturale delle cose, di un Dio creatore che diffonde, come dire, la vita attraverso la sua creazione certo. e le sue leggi che ha inserito nella creazione per regolamentare l'universo. Come dire, il mondo Luciferino, quello che si è ribellato al Dio creatore, mira al controllo totale. Però ti espone questa cosa qui attraverso la finta benevolenza. Ti gestisco io, così tu non commetti errori. Ti guido io, ti faccio fare tutto io secondo le mie regole, quello che dico io. Devi spendere denaro, devi essere controllato. Ogni passaggio deve essere controllato, controllo totale. Che viene detto sempre, viene impostato in un certo modo, sempre col presupposto del bene. Ok? Questa è una cosa che a prima chitto chi non ha una visione, come dire, più ampia della realtà dei fatti, invece il più grande atto d'amore che ha creato, cioè dico, che ha ammesso il Dio creatore da un punto di vista della creazione, è quell'atto d'amore che ti ha concesso pure la facoltà di errare, di sbagliare, attraverso poi, come dire, quella legge universale del libero arbitrio. Quindi ti fa come dire, un padre cosa fa? un padre o una madre cerca di guidare il proprio bambino, magari gli sta vicino, magari se cade poi lo alza, lo solleva, se si è sbucciato il ginocchio lo conforta, però il bambino deve imparare a camminare con le sue gambe, deve commettere errori e si deve rialzare. Ecco, un padre, una madre ti conforta, magari il padre, l'energia maschile ti dà più forza, ti sprona di più, l'energia femminile ti coccola di più. Però devono essere anche in equilibrio queste due energie, l'energia femminile e l'energia maschile, che devono esistere, non può esistere il gender. Mi spiego, la società fluida, per dire anche quello è un ulteriore passaggio. E, e quindi, come dire, ti dà anche attraverso l'amore la capacità di sbagliare, mentre il controllo totale, appunto, con la falsa retorica che lo fa per il tuo bene mira a controllarti totalmente, a farti perdere l'anima, a inserirti ad esempio in un processo poi transumanista e postumanista dove tu annulli la tua coscienza e magari con un microchip o con qualsiasi altra cosa sei collegato in una coscienza collettiva gestita dall'intelligenza artificiale magari. Chiaro? Ecco, è questo. E noi non possiamo permettere questo se siamo persone animicamente evolute. Dobbiamo sì, ma... combattere in tutti i modi questo. Sì, no, ma infatti, guarda, io credo che il discorso legato all'intelligenza artificiale sia forse uno, almeno nelle mani di questi signori, di loro signori, una delle cose più rischiose. Perché poi io mh, dico, non faccio mai l'errore di dire che è una cosa è sbagliata a priori, ma però capisco anche che... Se c'è un certo controllo da parte di una cerchia ristretta, non può anche non essere utilizzato da questa cerchia ristretta a fine di controllo. Ora, oggi l'intelligenza artificiale sicuramente rappresenta un rischio enorme anche nella sostituzione proprio dell'essere umano in determinati lavori. Però io eh, chiedo a te, Cosimo, e poi naturalmente è una domanda aperta anche ai nostri ascoltatori, ma secondo voi che cosa succederebbe se si dovesse applicare l'intelligenza artificiale? Alla eh, giustizia, se si dovesse applicare l'intelligenza artificiale alla sanità, ove fa tutto lei. Tra l'altro è anche notizia di eh, pochi giorni fa, così ci colleghiamo anche all'attualità. E, uh, gli Stati Uniti stanno aspettando una risposta da Cina e Russia per affidare i codici di lancio nucleari all'intelligenza artificiale. Ecco, questa è una cosa veramente molto, molto, molto pericolosa, non solo dal punto di vista appunto di armamenti nucleari, che può essere quello che è, anche perché l'arma nucleare è un'arma un di ricatto più che un'arma da usare fisicamente. Eh, chiaramente se io mantengo uh, l'arsenale nucleare e nessun altro a parte pochi può avercelo è chiaro che diventa poi uno strumento di, uh, di ricatto uh, tra l'uno e l'altro però è anche vero che uh, invece gli altri settori gestiti dall'intelligenza artificiale sostituirebbero completamente l'umano e soprattutto vorrebbero chi oggi è responsabile in una condizione di non essere più responsabile di nulla, perché mentre se oggi, ipotesi, no, il carabiniere fa un errore e spara ad una persona in, uh, non in legittima difesa, sbagliando per paura, per qualsiasi motivo, ne risponde o dovrebbe risponderne? Se invece questo errore lo commette l'intelligenza art artificiale, quel punto chi si incolpa? Chi paga? Chi ha la responsabilità quando la multinazionale creatrice dell'intelligenza artificiale controlla praticamente tutti gli aspetti della società? Allora, eh, bella domanda anche questa, caro Walter. Io, ad esempio, ho, ho, ho scritto un capitolo specifico su questo, dove riporto le dichiarazioni degli stessi uomini che fanno parte del globalismo, come Elon Musk e tanti altri, dove loro stessi mettono notevolmente in guardia dall'intelligenza artificiale. Effettivamente l'intelligenza artificiale non è controllabile. Ecco perché è molto, ma molto pericolosa. È peggio della bomba atomica. È chiaro, non è controllabile, perché nel momento in cui viene attuata e quando viene attuata, l'uomo in sé per sé non la saprà gestire, non la potrà gestire. Anche gli stessi ragazzi, nel momento in cui si abituano a fare magari un tema con l'intelligenza artificiale, in automatico depotenziano le loro qualità, come quando, per fare degli esempi semplici, nel momento in cui tutti noi ci siamo abituati a fare i calcoli con la calcolatrice, abbiamo perso potenza interiore di calcolo. Non è più il nostro cervello che fa il calcolo mentalmente, è la calcolatrice. Noi siamo solamente degli strumenti poi che sanno utilizzare come dire un, un computer oppure una calcolatrice. La stessa cosa è accaduta nel momento in cui per dire c'è stata la prima rivoluzione industriale, la seconda indu rivoluzione industriale. Che cosa accade? Nel momento in cui questo mondo fa parte del mondo della rivoluzione, appunto, l'uomo viene alienato animicamente. Viene alienato, viene messo lì in una catena di montaggio. Gli viene insegnato ad avvitare un solo bullone e quell'anima si spegne perché l'uomo non è fatto per essere un uomo-macchina. Innanzitutto viene depotenziato dal punto di vista della creatività, non mette in atto la sua creatività perché deve saper avvitare solo un bullone, non deve saper costruire la macchina per intero e quindi diventa schiavo anche. Come dire, del padrone, perché nel momento in cui non potrà mettere più il bullone, perché magari il licenziato andrà a chiedere lavoro al nuovo padrone, a mettere un altro bullone, un'altra fase. Però, in questo caso, vedi, siamo entrati nel contesto dell'uomo macchina, l'uomo che fa parte di un ingranaggio di una catena di montaggio. Nel mondo della tradizione, questa cosa non esisteva. Ogni uomo era un artigiano, era uno scultore, era un uomo vivo che metteva all'opera i suoi talenti per costruire cose sublimi, bellissime, che dovevano essere eterne, come anche il concetto della costruzione del mondo della tradizione. Faccio sempre l'esempio dei ponti romani: dopo duemila anni sono ancora in piedi, belli, certo. li possiamo vedere e ammirare. E non cadranno, non cadranno se, se qualcuno li va anche a, a tenere voglio dire co con cura, come le cattedrali, come tutto, oggi i ponti, i ponti cadono dopo 60 anni, si, de si deteriorano, no? quindi perché c'è un processo continuo di, di eh, ristrutturazione, cioè di demolizione, di costruzione. Ecco, noi dobbiamo evitare queste cose qui. Siamo in grado di riuscire a gestire? bene, perché anche lì poi dico, fondamentalmente non è la tecnologia il dramma, ma è l'utilizzo sbagliato che se ne fa della tecnologia però dobbiamo anche capire i nostri limiti, capire le nostre debolezze, per far sì che noi comprendiamo, siamo in grado di gestire questa tecnologia? Se non siamo in grado, ecco perché la tecnologia deve avere di pari passo anche, come dire, una sua gestione morale della tecnologia. Che cosa significa? Che oggi riusciamo a impiantare, per dire, un ovolo con un semino e lo riusciamo a impiantare, ad esempio, anche in un uomo? Noi dobbiamo fare questo? Oppure riusciamo a creare eh, i figli nell'utero artificiale? È moralmente giusto far crescere un bimbo in un utero artificiale? No, moralmente non è giusto. Ecco perché occorre che la tecnologia non si distacchi dal mondo della tradizione, dal mondo della morale. Devono avere un equilibrio, fede e ragione. Eh, mente e cuore, deve avere un'etica. Un Quindi la modernità, il liberismo, eh, l'egocentrismo, cioè tutto ciò che ha portato a, a questo oggi, transumanesimo e postumanesimo, che ha scollegato in maniera forte col suo mondo della tradizione, col suo mondo della, eh, appunto della morale e dell'etica, è un grave danno. È lì il danno. Poi ogni cosa dobbiamo riequilibrarla, riconoscerla, capirla, vedere cosa fare o cosa non fare. Però se l'uomo si scollega totalmente da tutto ciò che è etico, morale, che ha una visione verso un trascendente, quello è il dramma che poi porta all'utilizzo sbagliato di qualsiasi tecnologia. Assolutamente Cosimo. Senti, ti faccio un'ultima domanda eh, che scaturisce in realtà da un discorso che tu hai fatto adesso e ovviamente che ritroviamo sicuramente nel tuo libro, visto che si parla anche di quarta rivoluzione industriale, eh, quella proposta dal World Economic Forum e Klaus Schwab. Ecco, però io eh, ho fatto anche una profonda riflessione su questo, perché forse è una cosa che non si tiene sempre presente, soprattutto parlando di storia e delle rivoluzioni industriali che ci sono state prima, che giustamente tu prima ponevi in essere, hanno fatto anche qualcosa che hanno cambiato completamente e radicalmente il modo dell'uomo eh, di, eh, di essere, perché fino ad allora esistevano... Eh, Determinate classi sociali. Oggi naturalmente esistono comunque in un modo o nell'altro sempre quelle stesse classi sociali, ma il mondo del lavoro, il mondo industriale ha aperto ad ogni genere di persona la possibilità di abbattere quelle, quelle classi sociali e di avere anche una certa, eh, diciamo così, mano ovviamente che si evolvevano eh, i diritti. Eh, una certa meritocrazia, ecco, diciamo che nasce in quel senso con l'abbattimento delle classi sociali e della loro esclusività in, certe, in certi ambiti. Non è che tutti potevano fare determinate cose, è chiaro che nasce comunque anche un enorme divario e il mondo cambia per sempre proprio per questo motivo qua. Ora noi ci ritroviamo sulla soglia di una nuova rivoluzione industriale che per l'appunto conduce al post umano. Ora, come si concilia questo con la maturità? Di, uh, di noi cittadini, de, di noi esseri umani, rispetto al progredire veloce della tecnologia e la nostra irresponsabilità, come hai detto tu giustamente, Pocanzi, nel, uh, nel gestirla proprio perché manca un'etica o una moralità. Cioè, se noi facciamo qualcosa o abbiamo una conoscenza tecnica, non è che necessariamente dobbiamo per forza farlo. Sacrificando per l'appunto l'etica, sacrificando tutto quello che è naturalmente forse anche un po' il modo eh, di pensare eh, umanistico, questa è un po' allora, la mia domanda è, è chiarissima la tua domanda, Walter. Allora, noi dobbiamo consapevolizzare una cosa: nel mondo della rivoluzione, eh, il potere, quello, rappresentato dall'usurocrazia, dai creatori del denaro che comunque hanno un potere come dire Luciferino al di, eh, al di sopra. Certo. Ha sfruttato, ha sfruttato sempre le leve e i sentimenti dei popoli, poi ne ha preso la testa e li ha portati a suo favore. Quindi per un determinato periodo magari ha dato delle agevolazioni, magari che sembravano anche di un punto di evoluzione, no? Poi in realtà poi ci si rende conto, passano gli anni. E vedi che queste rivoluzioni ci si sono sempre ritorte contro. Quindi, perché loro hanno una visione eh, che va avanti, secondo dei progetti che vanno avanti per centinaia d'anni, mentre noi, l'uomo in sé per sé, piccolo, tra virgolette, piccolo, che non ha una coscienza verso il trascendente, che non ha consapevolezza che la sua anima è eterna, viene preso da quella quel, quel, pochezza della vita solo terrena. E non aveva la comprensione del tutto, di un tempo molto più lungo. E a questo punto tanti uomini ca cadono nella trappola, uomini e donne del periodo storico in cui vivono. Quindi, tutte queste falsità che per un determinato periodo storico hanno portato anche poi dei contributi, sono stati dei contributi che si sono ritorti contro. Oggi viviamo come dire, in quella società dove nu nuovamente si sta creando una società che non conta nulla, non avrei nulla a essere felice, dove c'è un'elite che vuol governare tutti. Quindi. Ma noi crediamo che viviamo in democrazia? No, la democrazia è una falsità. Pure l'aveva ca capito Ezra Pound già ai primi del Novecento, quando diceva esiste appunto un'usurocrazia, cioè i creatori del denaro. Noi siamo in piena usurocrazia. Attraverso il potere del denaro, ti hanno dato come dire, quella falsa idea di vivere in una democrazia, ma non è una democrazia. Ne dobbiamo prendere consapevolezza. Il potere del denaro ha messo all'apice uomini che governano i partiti politici di destra e di sinistra, governano le università ti fanno passare le filosofie che loro vogliono che vengano insegnate a scuola, ti insegnano la storia che vogliono che sia insegnata a scuola e ti indottrinano. Questa è democrazia? No, non è democrazia perché non hai la capacità di discernimento, perché un ragazzo da appena nasce viene indottrinato e quindi che cosa andrà a votare? Andrà a votare quello che magari eh, si sente più vicino secondo la propaganda che farà in TV oggi, no? Quindi mass media e tutto il resto. Io non so se questa è evoluzione, è chiaro, io ho seri dubbi sull'evoluzione animica dell'essere umano da questo punto di vista. Ecco. E, qui, e quindi che cosa accade? Che tutto ciò eh, che ci sta circondando ha questo. La democrazia è al, totale, è al degrado totale, anche qui in Occidente vediamo che vanno a votare appena il 30% delle persone e, e, e il potere se lo prendono magari con quel 50% del 30% che va a votare e poi criticano Putin. Quindi, ora per non perdere la barra, cioè dico il timone, no? Per capire, noi dobbiamo consapevolizzare comunque che esiste sempre un ordine naturale delle cose. Ecco perché, nel libro, io parlo di ordine naturale delle cose. Ogni uomo e ogni donna ha in sé per sé dei talenti suoi. Una struttura, una società ben strutturata dovrebbe semplicemente mettere. Eh, far, dare la capacità di sviluppare i propri talenti di ogni singolo individuo in virtù delle proprie peculiarità. Questo dovrebbe fare. Cioè, non tutti gli uomini sono portati magari per fare essere artisti, non tutti gli uomini sono portati per essere politici o filosofi. Quindi, che cosa accade? Ogni uomo e ogni donna nel sentire la propria indole deve essere in grado di poter appunto sviluppare i propri talenti. Questo è il sistema organico. Il sistema organico che viene dall'antico passato, cioè non ci stiamo inventando nulla di nuovo. Lo stomaco sa che deve fare lo stomaco, il cuore sa che deve fare il cuore, il cervello sa che deve fare il cervello. Non si può mettere secondo anche quel progetto di propaganda dell'uno vale uno, tipico del 5 Stelle, quando magari come dire, una cellula che sta ne nello stomaco dice oggi voglio fare il cervello. No, non hai le qualità. L'uno vale uno non serve a niente, ci stanno delle prerogative specifiche per ogni individuo e ogni individuo deve poter enfatizzare e, e, come dire, mettere a frutto il proprio talento secondo le proprie peculiarità. E io faccio degli esempi molto palesi su questo: quindi, un ordine naturale delle cose nella società, un diritto naturale che esiste, come dire, al di sopra del diritto, quello delle, delle leggi fatte dagli uomini, cioè il diritto alla vita. È un diritto a prescindere dalle leggi. Quindi oggi che sfociamo nell'eutanasia è un abominio. Oggi che si sfocia nella legalizzazione tranquilla che si mette anche in costituzione l'aborto è un abominio. Il diritto alla vita deve essere per tutti, non il diritto di andare a morire. È chiaro cioè, che tu magari finisci il tuo ciclo di vita eh, nel senso lavorativo a 60 anni, ti devi eh, sentire, come dire, non valido per la società, come scrisse. Eh, l'economista eh, che sta dietro a Macron, mi sta sfuggendo ora, Attali, nel suo libro degli anni 80 che disse, dice. Jacques Attali Jacques Attali Attali, c'è cioè, ah, scritto Scrisse questo: disse: quando l'essere umano finisce il suo ciclo lavorativo che non è più in grado di essere produttivo per la società, è giusto che si vada a, a suicidare, no? Eh, infatti, e quindi però, ti fanno... Dice anche un'altra cosa, Giacalì che ti fa ben capire qual è il pensiero che hanno queste elite di noi. Perché Giacalì, esattamente come Cingolani, ma lo disse proprio prima lui e che ci vedono come delle mosche sul barabrezza da schiacciare e che per loro il mondo è progettato per un tot di numero di persone e, e il resto ovviamente sono tutti da eliminare. Bravissimo, giusta precisazione che riporti in effetti par fanno parte del, diciamo, che hanno seguito la scuola del Club di Roma, una scuola maltusiana economista esatto. de del tempo eh, esatto. passato. Ecco, quindi avere una barra dritta per capire da dove veniamo, chi siamo, capire queste regole che rego dovrebbero regolamentare la società, non ti fa cadere nei negli inganni. Della società moderna, del modernismo, della caduta anche di tutti i valori che stanno in Occidente, chiaro? Perché questo Occidente non è l'Occidente della tradizione, lo, questo è l'occidente del globalismo, delle multinazionali, della moneta debito, dell'Occidente luciferino, dove nomina appunto il mondo della rivoluzione e della moneta debito. Ecco, noi per evitare di cadere in questi grandi inganni, dobbiamo prepararci. E quando sali sul ring, se devi salire sul ring, ti devi preparare, ti devi allenare, devi avere abnegazione per l'allenamento di soffrire tra virgolette in allenamento per poi alzare la soglia del dolore e salire sul ring preparato la stessa cosa come metafora ring metafora della vita tu puoi affrontare la vita e tutto ciò che ti circonda solo se ti prepari se studi se hai abnegazione per la ricerca della verità con l'intento puro per il semplice spirito come dire di Combattere un sistema, tra virgolette combatte perché mi piace utilizzare questi termini essendo un marzialista, eh, ma senza voglio dire con quell'obiettivo quell di vincere necessariamente, no, di preparazione, di percorso evolutivo, perché quella poi è la vera vittoria, il percorso evolutivo che ci ha, come dire, innalzato le, le nostre vibrazioni, le nostre frequenze, appunto per evolverci. Io ti ringrazio caro Cosimo per queste tue preziose analisi e delucidazioni. Invito tutti quanti voi cari ascoltatori a eh, comprare il libro di Cosimo. Tra l'altro vi ricordo che lui ha un canale Telegram che metterò poi qui sotto in descrizione così potrete trovare tutti i riferimenti e eh, naturalmente eh, potete vedere qua il suo libro che passa in sovraimpressione. Dunque caro Cosimo io ti ringrazio. Ringrazio tutti voi ascoltatori per essere stati con noi, vi saluto e vi ricordo come sempre, perché questa è una frase che sto adottando anche qui sul mio canale per coloro che sono ascoltatori di Becciolini Network: no alla guerra, sì alla vita. Ciao, buona giornata. Caro Walter, posso dire un'ultima cosa? Prima che chiudi, faccio Prego. il tempo. Ah, prego no volevo, volevo fare, fare solo, una, solo comunicazione una comunicazione di servizio qualora qualcuno fosse interessato al mio libro sul mio blog www.cosimomassaro.com troverà tutte le informazioni e mi può inviare tranquillamente anche un messaggio tramite whatsapp e poi volevo ricordare a tutti coloro che ci hanno ascoltato che dal 17 partirò per un nuovo tour dove presenterò eh, appunto il nuovo libro partendo appunto da torino il 18 poi vado a sequenza, se ricordo tutte le date, il 19 starò ad Aosta, poi starò a, a Biella, a Bergamo, a Brescia, a Verona, nelle Marche e poi a Udine e poi in Emilia Romagna. Però contattatemi per avere tutte le maggiori informazioni di ogni tappa che farò in questo tour che durerà quasi due settimane. Grazie di cuore Walter di nuovo per avermi invitato, saluto di nuovo te e tutti coloro che hanno avuto il piacere di ascoltarmi. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio a te, carissimo Cosimo, grazie ancora, cari ascoltatori, e purtroppo non mi stancherò mai, purtroppo per voi, di dirlo: no alla guerra, sì alla vita. Ciao. Ciao.